io credo che da parte del sindaco siano doverose due parole sostanzialmente. Una prima parola è benvenuto. Benvenuto alla numerosa famiglia di Ennio Odino e, se mi permettete, benvenuto anche a Odino, Ennio, nostro cittadino onorario, che ha espresso il desiderio di poter trovare riposo qui nel nostro paese, e con grande affetto abbiamo accolto questa richiesta e molto, molto volentieri appunto diamo, come dire, seguito all'ultima tappa di Ennio presso di noi, nel tentativo di conservarne la memoria per quello che possiamo. Certamente la famiglia potrà fare molto di più, ma anche noi ci associamo a questa cosa. Quindi benvenuto alla numerosa famiglia di Ennio, ben rappresentata. Benvenuto all'ANPI, benvenuto all'Associazione della Memoria della Benedicta e benvenuto a tutti gli altri che hanno voluto essere presenti. Non vado avanti con l'elencazione perché sicuramente mi dimenticherei qualcuno e farei ulteriori brutte figure. E se la prima parola è benvenuto, la seconda non può che essere una parola di grazie. Grazie perché credo sia importante essere qui oggi così numerosi attorno ad una figura così importante per il nostro territorio. Dicevamo l'ultima tappa di Ennio qui a Tagliolo. Anche nel suo libro cita un'ultima tappa e io, proprio perché non l'ho conosciuto direttamente, l'ho solo incontrato in quell'occasione. Ero già consigliere comunale, ma forse un consigliere un po' distratto, che non dava ancora così importanza, a questi aspetti così significativi della vita di una comunità. Oggi abito in Via Benedicta, e sicuramente ci siamo incrociati in quell'occasione, quando è venuto per l'inaugurazione, e per la dedicazione della strada a Via Benedicta. Io voglio leggervi appunto l'ultima tappa del libro di Odino, la conclusione, che dice molto di lui. Inizia con il dire: non vorrei abusare della pazienza dei miei lettori. Io già questa frase mi fa tenerezza, perché credo che sia un segnale di quella che è stata la sua semplicità, la sua umiltà, il suo modo di essere in mezzo a noi senza prevaricare, senza volersi imporre, neanche ai suoi lettori si vuole imporre. Non vorrei abusare della pazienza dei miei lettori. Termino questa mia chiacchierata con l'ultimo avvenimento importante per me, vissuto il 2 giugno 2007, giorno della festa della Repubblica, figlia della Resistenza. Non dimentichiamo questo legame forte che ha la nostra Repubblica alla Resistenza. Sono stato invitato dal sindaco di Tagliolo Monferrato, la signora Franca Repetto, e dal professor Andrea Foco, presidente dell'Associazione Memoria della Benedicta, e siamo ancora qui tutti insieme a ricordarlo, a presenziare in qualità di cittadino onorario di Tagliolo e unico superstite della strage della Benedicta alla cerimonia di intitolazione della Via Benedicta. Ho assistito commosso alla manifestazione, pensando a tutti i miei compagni assassinati alla Benedicta e nel campo di sterminio di Mauthausen. Ecco, di queste altre pagine, di queste altre tappe della sua vita, parlerà sicuramente meglio di me e con qualche cognizione di causa in più il professor Carlo Degli Abbati, che ringrazio per aver accettato di essere con noi come oratore ufficiale di questa giornata. Nel corso della mia vita, densa di episodi, come una corsa a tappe, ho cercato sempre di mettere in pratica quei valori di pace, giustizia e libertà che avevo imparato da giovane e che ispiravano la resistenza, e di onorare la memoria dei compagni che per quei valori hanno perso la vita. Io credo di non dover fare tante altre parole. Dico soltanto che come amministrazione, ma anche comunità tagliolese, come comunità tagliolese, vogliamo
impegnarci a mantenere viva questa memoria, a tentare di testimoniare nell'impegno quotidiano questi valori che Ennio ci ha ricordato, questi valori per i quali ha vissuto, ha rischiato la vita più di una volta e sicuramente ha dedicato tutta la sua vita anche dopo gli episodi più drammatici della sua esistenza. E con questo dico ancora grazie alla famiglia e grazie a tutti voi. Adesso, prima di dare poi la parola al sindaco di Carosio per un breve saluto, Carosio è il paese di origine della famiglia, quindi giustamente abbiamo voluto invitarlo e vogliamo che porti anche lui un saluto a tutti noi. Voglio lasciare lo spazio, il giusto spazio, a chi mi ha preceduto nella carica di sindaco qui a Tagliolo e che più di me sicuramente ha conosciuto Ennio Odino, il sindaco Franca Resecco. Brava Franca. Grazie. Cari tutti, in questi giorni ho pensato molto a questo momento e alle tante cose che avrei voluto e dovuto dire. Nella vita di ognuno di noi ci sono i parenti, gli amici, i compagni di vita. E poi ci sono le persone speciali, quelle persone che non necessariamente conosci da molto tempo, ma che l'intensità dei momenti che hai trascorso con loro, la condivisione di idee, di modalità, di la conoscenza, la cultura che hanno saputo trasmetterti, li rendono veramente speciali. Questo è stato per me Ennio, una persona speciale, di quelle che raramente si incontrano, ma quando si ha la fortuna di incontrarle lasciano un segno positivissimo e indelebile. Scusate, sono molto emozionata, ma la vivo proprio con un'intensità profonda. Ringrazio Susanne, Silvana e Marco, ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale di Tagliolo per aver accolto con favore quella che era stata una sua volontà, una volontà di Ennio. In quanto cittadino onorario di Tagliolo, mi piacerebbe, mi disse un giorno, quando non ci sarò più, essere ricordato lì, nel nostro cimitero. Nostro, lui lo chiamava, per lui Tagliolo era il suo paese, non me ne voglia il sindaco di Carosio, ma in effetti aveva incontrato forse un'assonanza di idee, di comunione. Ho cercato di ricordare anche l'occasione in cui Ennio me ne aveva parlato la prima volta, poi me lo ricordò successivamente in altre situazioni, ma la prima volta che mi disse questa cosa ho rivisto come un flash quei momenti, quel momento particolare. Era il giorno della commemorazione della Benedetta di qualche anno fa. E noi lo concludevamo tutti insieme, come piaceva lui, attorniato dalla sua famiglia e dalle numerose persone, dai numerosi amici che aveva incontrato nel suo cammino di vita. Per ribalgarlo di tutto questo affetto, con gli amici di Tagliolo, gli offrimmo una piccola pittura d'olio del nostro paese. Nel paesaggio era raffigurato il nostro viale di San Rocco, il viale che porta al cimitero. Alla fine della giornata mi affiancò con quel suo fare ironico ma serio e mi disse: mi piace molto quel quadro, esprime serenità. Quel viale porta al cimitero, vero? Io gli risposi affermativamente: è lì che vorrei essere ricordato. Quindi in quel momento, insomma, depose la sua idea, la sua volontà che oggi siamo qui per onorare. Lui che la morte l'aveva vista in faccia davvero e l'aveva sfidata, ma ne aveva parlato con quella fermezza e quella lucidità tipica sua. Parlando di amicizia speciale, non posso non ricordare lo straordinario affetto che lo legava alla nostra staffetta partigiana Pierina.
Lei, come si direbbe in gergo televisivo, era stata il nostro gancio. Lo aveva presentato all'allora sindaco Lino e da lì è cominciata questa bellissima vicenda vissuta. Una vicenda vissuta con Ennio, con la sua famiglia, con gli amici che abbiamo più volte condiviso. Una storia di Benedict, di Mauthausen, un esempio di profonda umanità, di cultura, di conoscenza, di Europa, concretizzatasi poi con l'importante esperienza del Centro di Documentazione Europea e con il dovuto riconoscimento della cittadinanza onoraria del nostro comune. Oggi Ennio non è più, non c'è più, non è più qui, ma le generazioni future avranno modo di riflettere leggendo la frase riportata sul cippo che abbiamo installato nel nostro cimitero. Avranno modo di riflettere leggendo quelle frasi sull'eccidio della Benedicta, sulla deportazione a Mauthausen, su quello che può succedere nella vita di una persona e quello che aveva vissuto Ennio, questo nostro straordinario cittadino onorario, questo nostro amico speciale. Allora lasciamo la parola al sindaco di Carosio per un saluto. Grazie Giorgio. Volevo ringraziare innanzitutto l'amministratore comunale, quindi l'amico Marenco che mi ha invitato a questa giornata. Ringrazio in particolare i familiari, Silvana che mi ha ricordato questo momento di incontro, perché dovete sapere che comunque Odino Ennio ha radici carosiane. E io ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, perché comunque, nonostante si fosse trasferito poi in Belgio con la famiglia, quindi ha vissuto in Belgio, tutte le estati veniva a Carosio in campagna insieme ai figli, che siamo coetanei con Silvana e Marco, quindi siamo cresciuti insieme, si può dire, l'estate, perché abitavano proprio vicino ai miei, quindi abbiamo avuto occasione di parlare e di fare amicizia. Lo ricordo con la bicicletta, perché lui veniva immancabilmente l'estate, faceva i suoi giri in bicicletta, essendo un grosso appassionato, credo che abbia corso anche nella squadra di Coppi, quindi e lo vedevo da ragazzino prendere la bicicletta, ripeto, e farsi i suoi giri per gli Appennini. Ho avuto occasione anche di conoscerlo nelle ultime uscite che ha fatto dopo la pubblicazione del suo libro, perché abbiamo fatto la presentazione del libro sia in comune a Carosio sia nelle scuole. La scuola è stato un momento molto toccante, perché ha risposto a tutte le domande dei bambini sull'argomento che sappiamo, quindi gli orrori della Benedicta e della guerra in generale. E ricordo un particolare, un piccolo rimorso, se vogliamo, è diventato, perché uscendo mi dice: mi raccomando, rifate quell'insegna, si riferiva all'insegna Piazza Martiri della Benedicta, perché noi la piazza centrale di Carosio, la piazzetta centrale, è intitolata proprio ai Martiri della Benedicta. Allora io avevo ordinato le targhe nuove delle vie, e tra cui quella della Benedicta, però adesso le fanno tutte in plastica, quindi ho detto non mi piace. Allora avevo detto tra me e me: la facciamo in marmo, o rifacciamo in marmo nuova, oppure ritocchiamo l'esistente. Non ce l'abbiamo fatta a farla in tempo, perché ci ha lasciato prima. Comunque, state tranquilli che provvederò in merito per non dimenticare quello che mi aveva detto. E ricordo anche in particolare il suo impegno, che secondo me è fondamentale, quello di portare nelle scuole, tutti i posti pubblici, la sua esperienza, la sua drammatica esperienza, perché quello è l'importante, quello che è stato il suo impegno nel raccontare a tutti quello che era, addirittura mi diceva, impensabile, inenarrabile, perché mi ricordo che mi aveva detto, c'è stata una prima fase in cui addirittura non volevo neanche parlare di queste cose, perché erano talmente tragiche, talmente impensabili, che avevo paura di non essere creduto. Quindi possiamo immaginare cosa ha vissuto Ennio, come tutti, come tanti altri che come lui sono stati deportati. Quindi fondamentale per me l'opera che ha svolto durante, diciamo, la sua seconda fase di vita, proprio perché rimanga il racconto, la memoria. Perché mi piace ricordare una frase di Primo Levi che dice: senza memoria non c'è futuro.
è fondamentale, perché senza questo, senza il far rimanere vivi nella memoria della gente gli orrori che ci sono stati durante la guerra, durante tutte le guerre, probabilmente non si riesce ad evitarle in futuro. Quindi l'augurio mio è proprio questo, che le testimonianze come le sue possano sempre rimanere attraverso i libri, le testimonianze dirette, che saranno purtroppo sempre meno, però l'importante è ricordare per evitare che si ripetano gli orrori che lui ci ha raccontato. Grazie a tutti. La parola adesso al professor Carlo De Gabbani. Per me è un po' una prova sentimentale parlare di una persona che ho conosciuto quasi 50 anni fa, a Carignano, grazie all'intermediazione di una carissima persona che era suo cugino Quintilio Traverso. Ci siamo conosciuti, non ci siamo più lasciati. E ho avuto quindi il privilegio di accompagnarlo per una lunga parte della sua vita. Dopo pochi mesi mi ritrovavo anch'io a Bruxelles. E quindi con lui ho seguito l'impegno che era proprio in piena coerenza con l'impegno già svolto in Italia, come antifascista, come resistente, come fucilato, come deportato. Allora negli anni 60 l'obiettivo era di evitare che delle forze politiche fasciste penetrassero negli ambienti della Commissione, che fossero ammessi determinati personaggi come Almirante all'interno della struttura amministrativa della Commissione, che si ripetesse anche tutto lo sdegno delle democrazie europee verso la situazione che avveniva nella Grecia dei colonnelli, e anche per scalzare dei tentativi che nella Germania federale si stavano facendo per inserire dei vecchi nazisti nella struttura portante della Commissione di Bruxelles. È stato il caso del commissario Aschenbach, e se Aschenbach non è mai diventato commissario della Commissione di Bruxelles per volontà della Repubblica Federale Tedesca, si deve fra tanti, ma soprattutto a Ennio Dino. La cintura di protezione fisica che ha impedito a quest'uomo di entrare nella Commissione ha fatto recedere la volontà di quella che allora un'oscura e grigia Germania federale. Questo è stato il suo impegno, l'impegno italiano che voi conoscete, e ricordo come se fossero adesso il suo giponetto di lana con i tre colpi della fucilazione della Benedicta, in cui lui era riuscito semplicemente per accadimento a essere non ucciso perché sosteneva un compagno ferito, avendo però la sfortuna poche ore dopo di cadere su una pattuglia repubblichina e quindi essere avviato verso il campo di Mauthausen. Ma di lui vorrei anche raccontare un episodio che ci dà la statura dell'uomo. Qui vorrei parlare veramente della statura anche dell'amico, ma a Brescia il convoglio ferroviario si fermò e si permette così ad alcuni partigiani di accudire ad alcuni, insomma, bisogni personali, e lui venne accompagnato alla toilette da un soldato, il quale gli fece chiaramente capire, muovendo il caricatore, che il suo fucile era scarico. Quindi era l'invito a scappare. Ennio non scappò, ritornò fra i suoi compagni e condivise quella lunga tragedia che fu il campo di Mauthausen, dove direi che il simbolo della tragedia vissuta da lui e dai suoi compagni, molti purtroppo non ritornati, si può sintetizzare nella frase che un isolato pastore tedesco scrisse all'interno di una cella di rigore: se Dio esiste, dovrebbe chiederci perdono. Questo direi sono le parole che provano quanto Ennio ha subito in quel campo. Ebbene, con estrema coerenza ha continuato la sua carriera politica, non dimenticando però anche quell'attività sportiva. Non lo ha mai detto, ma era stato settimo ad una Milano Sanremo, oltre che essere conosciuto come segretario di Coppi. Ma Ennio è stato un grande atleta. Quando fecero come funzionari ormai della Commissione di Bruxelles il grande raid che li portò in bicicletta sino a Beirut, io che avevo accanto dei colleghi di 27-28 anni dicevano: ma Ennio è irresistibile, non lo raggiungeremo mai. Ecco,
ma al di là di questo, e quindi di questo impegno che ha continuato, di questa fiducia nel cammino europeo che ha portato qui in queste sale alla creazione del Centro di Documentazione Europeo, che ho avuto l'onore anche di accompagnare nei suoi primi anni con Lino Rava, che è qui fra di noi, vorrei però anche parlare della sua persona. Direi che Ennio era un gigante, forte, pieno di generosità, una serenità che era quella della sua forza, la capacità di portare le persone a cercare il meglio di sé e anche a portarli verso traguardi che magari senza la sua sereno appoggio avrebbero difficilmente potuto concepire. Questo nell'ambito di una generosità naturale, di una bontà assoluta, di una etica che ne fa di lui una persona veramente straordinaria. Ebbene, io ho avuto il privilegio dalla vita, dal 1967 sino a pochi mesi fa, di accompagnarlo in gran parte nella sua vita e nelle sue attività. Quindi abbiamo insieme potuto anche parlare del più del meno a fianco di tante manifestazioni a cui partecipavamo. E quindi io oggi ho da un lato il piacere di sapere che privilegio io ho avuto ad averlo accompagnato per tanti anni in tante iniziative, dall'altro è anche la difficoltà di immaginare che una persona così grande, così occupante lo spazio del pensiero, non ci sia più con noi fisicamente. Dall'altro lato però ci lascia le sue parole dentro, le sue riflessioni, il suo atteggiamento di fronte alle cose, e questo è qualche cosa che ci aiuta a superare, diciamo, il fatto che purtroppo per l'inevitabilità del tempo che ci imprigiona è qualche cosa che va al di là della sua fisica esistenza. L'uomo pubblico è stato meraviglioso, è stato importante, è stato forte, è stato fondamentale, ma poi c'è stato anche la persona, una persona straordinaria, che lascia in tutti coloro che lo hanno avvicinato e che gli sono stati vicini un retaggio meraviglioso. E la gloria e, se vogliamo, il privilegio di averlo potuto frequentare e conoscere. Credo che questo sia il sentimento di tutte le persone che sono con me qui in questa sala, che in fondo è un po' una delle sue cose che lui creava da demiurgo, perché, come si diceva prima, non era così facile che si arrivasse ad una prossimità con queste astratte materie europee, partendo dall'ovadese, come io che quando sono in Italia sono nella Trebbia, partendo dai meandri del fiume Trebbia. Ebbene, Ennio ha capito invece l'importanza di un avvicinamento dei cittadini a questo difficile, complesso, magari in qualche momento anche abbastanza deludente, ma comunque inevitabile processo di ravvicinamento dei cittadini, anche italiani, verso il cammino e il significato delle istituzioni europee. Ecco, ed ecco che con la sua voglia di tradurre il pensiero nell'azione abbiamo avuto qui un guscio di riflessione, di analisi, ci ha portato a visitare forse meglio i programmi, diciamo, pluriennali della regione Piemonte, a capire meglio la possibilità di avvicinarsi anche, tra l'altro, a dei progetti che fossero poi concretamente anche finanziabili dall'Unione Europea. Erano queste le cose difficili che Ennio immaginava con un'estrema semplicità, sino a renderle semplici, anche se all'origine erano estremamente complesse. Quindi direi che questo è quello che dobbiamo ricordare, l'impegno enorme, umano, politico, e soprattutto questa meravigliosa, serena generosità che lo ha sempre contraddistinto nel rapporto con gli altri. È in questo senso che con fatica ho tirato fuori le parole per ricordarlo. Il professor Andrea Fuoco, presidente dell'associazione Memoria della Benedicta,
per un suo saluto, per un suo commento. Intanto buonasera a tutti. La prima cosa che mi sento di dire è quello di invitarvi tutti domani alla manifestazione della Benedicta. Io ritengo che questo sia il modo migliore, non solo per ricordare Ennio, ma per averlo presente tra di noi, perché sicuramente lui, scusatemi, non voglio fare demagogie eccetera, ma lui domani sarà con noi alla Benedicta. In tutti quegli anni che siamo stati su non ha mai mancato una volta, tornava da Bruxelles con la sua famiglia, con Susanna, con il figlio alle volte, poi con i nipoti, ma la Benedicta era il suo punto di riferimento, quello di ritornare a ricordare i suoi compagni caduti. Come associazione il nostro sforzo, il nostro impegno è proprio quello di far sì che la memoria, ecco, non scompaia con le persone, ma resti presente in noi, attraverso non solo la loro testimonianza che hanno lasciato con la loro presenza, e qui sono tanti i testimoni di quegli anni che sono presenti tra di noi, ma anche con i libri, le loro testimonianze. E quella di Ennio Dino non è stata una testimonianza facile. Io non voglio ripercorrere le tappe che già ha illustrato prima di me il professore, ma la cosa, lo dicevo ieri a San Pier d'Arena, quando nella sezione dell'Ampi del suo quartiere dove aveva vissuto da giovane hanno voluto, a mio parere meritoriamente, ricordare Ennio Dino, ecco, dicevo che non è stato facile, ecco, scrivere e fargli scrivere questo libro, perché lui stesso riteneva sufficiente, ed è sicuramente un aspetto importantissimo, quella della testimonianza diretta e del rapporto con i giovani, con i ragazzi, la sua presenza nelle scuole. Io ricordo per esempio a Serravalle, con anche Susanna, un'aula magna piena di ragazzi, voi sapete come siano vivaci i ragazzi, non volava, come si suol dire, una mosca, per ascoltare le sue parole, semplici, normali, come normale potremmo dire il suo libro. Il sindaco mi ha preceduto nell'essere la conclusione, che è emblematica dell'uomo. Cioè quello che, ma perché devo scrivere queste cose? Perché devo dirle? Sono cose normali. Era ovvio, era una scelta spontanea, quasi... cosa dovevi fare in quei momenti? Bisognava fare così, e noi tutti sappiamo che in quei momenti la scelta da una parte o dall'altra voleva dire, da un lato, la difesa della democrazia, della libertà, eccetera, morire perché il tuo avversario potesse essere libero anche lui poi di poter parlare, per esempio di non a Bruxelles Almirante, ecco, per esempio, ma che nel Parlamento italiano potesse esprimersi tutti, e quindi poter dare la vita, dall'altra parte l'altra scelta, quella di coloro che volevano proseguire l'oppressione, eccetera. Non era una scelta facile, perché sapevi come è successo, non solo una volta, che potevi perdere anche la vita, potevi morire. E quindi stiamo molto attenti quando si cerca di paragonare tutti, dobbiamo, con la voce di pacificazione, io non penso che l'Italia sia in guerra, quindi la pace c'è già,
Quindi non è pensabile mettere sullo stesso piano l'oppressore e l'oppresso, l'assassino e l'assassinato. Non è pensabile al giorno d'oggi, dove ogni volta sembra casuale, alla vigilia della benedetta esce sempre o una proposta di legge, o un disegno di legge, o qualche cosa che cerca di fare la paragone tra le due cose. Allora io dico, la pietà per chi è caduto, la pietà per chi ha perso la vita, è un atto dovuto. Quella non si nega a nessuno, la pietà. Ma un aspetto diverso è quello di onorare, come mi pare oggi noi stiamo facendo, onorare coloro che sono stati protagonisti e hanno creato quello che è il riferimento per noi costante e fondamentale, quello della Costituzione, la democrazia nel nostro paese. Ecco, mi rendo conto che forse la sto facendo un po' troppo lunga, come si suol dire. Io vorrei quindi solo citare questi due episodi. Uno, la difficoltà di farlo scrivere e di fargli ricordare quella che era la vita vissuta di allora. E penso che in questo libro non tutto sia presente, perché io cito sempre un episodio che poi appare nel libro, quello che per comunicare tra di loro e quindi riuscire a trasferire i messaggi, in bicicletta ovviamente per Odino, andavano a ballare su dalla Val Borbera, andare a ballare nel ballo a palchetto con la bicicletta eccetera eccetera, era un modo di comunicazione, tra l'altro, tra le bande partigiane. Siamo riusciti, perché a noi, a me e a Susanne, ce lo raccontava. E poi non lo trovavi nel libro. Questo per dirvi un episodio, perché dice, ma era una cosa ovvia, insomma, bisognava essere più bravi. La seconda episodio è stato quello, lo ricordavo anche ieri, del 25 aprile. 2008 a Bruxelles, alla Sala della Cultura Italiana, presente l'ambasciatore e il console italiano a Bruxelles, a festeggiare il 25 aprile, proprio per ringraziare la nostra associazione e il sottoscritto mi aveva invitato ad essere l'oratore ufficiale del 25. Ebbene, a Bruxelles, una sala stracolma, non solo di italiani all'estero con cui lui aveva avuto un grande rapporto, eccetera, lo dice anche nel suo libro, ma anche degli abitanti di Bruxelles. Una sala stracolma che festeggiava il 25 aprile. Mi permetto di dire che sovente non avviene nemmeno da noi qui, in Italia, è difficile alle volte trovare una così grande partecipazione. E l'altra cosa che ho potuto constatare è la grande stima nei confronti dell'uomo Odino, non solo da tutta la sala dei partecipanti, ma anche dalle autorità e dai rappresentanti dell'Italia a Bruxelles, insomma, sia nella comunità europee, sia rappresentanti dell'Italia, perché a Bruxelles c'è la somma di tutte le rappresentanti, e degno era il rappresentante italiano con tutta la sua storia. Io vi ringrazio della vostra attenzione, non mi dilungo oltre, perché mi rendo conto che dobbiamo rispettare anche dei tempi, ma rinnovo il mio ringraziamento ai familiari per la loro presenza. Ci vedremo di nuovo domani mattina alla benedetta. Grazie. Bene, nella mia introduzione mi sono dimenticato di dire che come amministrazione abbiamo già programmato di commemorare la figura di Odino
in occasione del 25 aprile. Quindi il 25 aprile l'onorevole Carlo Rava appunto terrà l'orazione ufficiale in occasione di questa celebrazione, e nello stesso tempo organizzeremo una mostra fotografica in questa sala dedicata ad Odio. Adesso invito tutti a recarsi al cimitero dove abbiamo collocato le ceneri di Ennio, e abbiamo collocato un piccolo cippo, un piccolo segno di memoria per lui, ma per tutti noi soprattutto. E nel cippo abbiamo riportato la frase, che è molto simile a quella che ho letto prima, che fa parte questa dell'introduzione, non ve la rileggo, però abbiamo predisposto una targa che riporta esattamente l'iscrizione che c'è sulla targa del cippo, e la vogliamo consegnare alla moglie Susanna.